Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, parliamo dello scandalo FIFA, scandalo nel vero senso della parola. Allora, intanto cominciamo a fare i complimenti a Beppe Marotta che vince meritatamente il premio della WSU ed è il miglior direttore, il miglior dirigente sportivo d'Europa, miglior dirigente calcistico d'Europa. Credo che non ci siano stati molti dubbi, un dirigente che riesce a portarti CR7, Cancelo, Emre Can a quei prezzi lì, io credo che sia veramente, cioè se non vinceva quest'anno, io francamente sarei rimasto basito, ma sono rimasto basito comunque dai premi FIFA e di questo che parleremo principalmente. Oggi ci sono stati a Londra i premi FIFA che dovrebbero in teoria dare i premi alle eccellenze del calcio mondiale. Tutto questo non è stato, anzi, ho visto una porcata dietro l'altra, una porcata dietro l'altra. Punto. Al di là del fatto che possono girarmi la frittata come vogliono, secondo me il premio del miglior portiere dell'anno dell'anno scorso è stato comunque Alisson e l'hanno dato a Courtois. Guarda caso dove gioca Courtois. Però, al di là di questo, gli scandali più grossi sono stati, secondo me, alcuni. Tipo, vado a vedere la top 11 perché comunque alla fine. Prima di tutto ho visto che Modric ha vinto il FIFA Best Player, per me assolutamente invenzione, questa qua non lo meritava, perché secondo me, a parte che anche il mondiale che ha fatto Modric non è tanto diverso dal mondiale che ha fatto Ronaldo, a differenza che Modric aveva Perisic, Brozovic, Rakitic, Mandzukic, insomma aveva una squadra dietro comunque come la Croazia, il Portogallo no, il Portogallo è una squadra mediocre. E al di là di questo, comunque, diciamo che potrebbe non essere stato così scandaloso in quanto un premio FIFA. Vabbè, dai, passiamo il fatto che ci potesse stare questo. Passiamo il fatto, eh. Ah, vado a vedere la top 11. Per mettere Messi hanno messo Messi a centrocampo. Tra l'altro, poi messo Daniel Alves. Ragazzi, Daniel Alves è stato vergognoso l'anno scorso. Vergognoso. Cioè, se noi andiamo a vedere l'eliminazione del Real Madrid. Cioè, Dalves non ci ha capito niente in due partite, non ci ha capito nulla. Ma si è detta non solo di me che sono Juventino, ma tutti l'hanno detto. E attenzione, Alves a febbraio si rompe e finisce la stagione e non fa neanche il mondiale. Quindi il miglior terzino destro da che cosa è dovuto? Ma aveva più senso metter lì Carvajal. Cioè, lì aveva più senso, però Alves ha qualche appoggio probabilmente che non sappiamo e è stato messo lì. Poi, cioè, anche lì. Lo scandalo per me veramente lì abbiamo toccato. Il gol più bello l'ha andato a Salah, che ha fatto un gol normalissimo. Ragazzi, se andate a vedere Insigne, Mertens, Dybala, ma persino Giovinco, ma ne vedi a catervate di gol come quello di Salah. Cioè, ragazzi, cioè, ma non scherziamo. Miglior gol, ma anche lì avrei capito di più se l'avessero dato. Beh, lì hanno dovuto dare il contentino a Salah, e detto, dai, ti diamo questo, sei contento. Però Ronaldo è massacrato in una maniera vergognosa da questi premi, semplicemente perché ha osato fare una cosa che in genere non si fa, cioè lasciare Real Madrid. Cioè lasciare Real Madrid con la sua volontà di lasciarlo. Perché in genere Real Madrid ti scarica. Lui ha voluto andare via da Madrid e questo è lesa maestà per la FIFA. Scherzate? Dai ragazzi, io mi auguro una cosa sola. Io mi auguro che l'ECA, capitanata da Agnelli, col Bayern Monaco, e con le inglesi si faccia una lega per i cazzi suoi, una sorta di NBA del calcio e sfanculi tutto, perché se fanno una roba del genere la FIFA, la UEFA, Real Madrid, Barcellona muoiono, le spagnole, tu muoiono, chiudono, possono anche chiudere la Serranda. Chiudono la Serranda. Io ad esempio non ce l'ho con l'Atletico e sinceramente se dovessero mettere l'Atletico mi va bene dentro. Io ce l'ho con i poteri forti del Real Madrid e Barcellona che sono francamente indecenti, indecenti, indecenti. Senza contare che io vi dico la verità, mi sono molto preoccupato per quest'anno. Quest'anno io lo dico subito, sarà molto difficile. La Juve secondo me è la squadra più forte della Champions, come lo era probabilmente anche l'anno scorso, togliendo Ronaldo al Real. Cioè io sono convinto che in questi 3 anni la Juve era la squadra più forte, togliendo però Ronaldo al Real. Ok, togliendo il potere forte, poi ripeto perché col Bayern Monaco meritavamo noi, che se ne dica, ci hanno annullato due gol regolari tra andata e ritorno. E il Bayern a Torino ha fatto due gol irregolari in fuorigioco. Quindi, al di là di questo,
Al di là di tutto ciò, ma io l'anno scorso a Madrid, secondo me la Juve era più forte del Real Madrid e l'ha dimostrato, perché quando Ronaldo era fuori forma a Madrid gli hai presi a pallonate, ma anche a Torino non meritavamo di perderla 3-0 quella partita. Detto ciò, la Juve, a mio avviso, con Ronaldo è la squadra più forte, ma ce la faranno pagare sta cosa. Cercheranno di fare. Ha già cominciato a Valencia, ragazzi. A Valencia è stata spudorata la cosa. È stata spudorata. Quindi attenzione, non pensate che la Juve arrivi ed è la più forte e vince la Coppa così. No, no, no. La Juve dovrà fare molta fatica. E una Coppa, se la Juve dovesse vincere una Coppa con Ronaldo, varrebbe più di tutte le altre Coppe del Real Madrid. Io questo ve lo dico perché sarebbe un'impresa titanica. Il Real Madrid le Coppe ne ha 13, 12, quante ne ha? 13 mi sembra che ne abbia. Molte delle quali vinte con una spinta. A cominciare dalle prime 5, va. Cominciamo dalle prime 5. Che ho la fortuna di conoscere qualche persona over 70 che mi ricorda come il Real Madrid ha vinto quelle Coppe lì. Con Di Stefano, Puskás, Gento. E la mano arbitrale della UEFA che ha sempre cercato di spingerli su, eh. Ragazzi, è così, è così. Purtroppo il Real ha veramente un potere. Ma io veramente vorrei che avessero a che fare con questo Real Madrid, i tifosi del Napoli, della Roma, dell'Inter, quelli che dicono, quelli beceri che vengono a dire che la Juve ha un potere, che vince grazie agli arbitri, dovrebbero perdere le partite come l'ha persa la Juve a Valencia. Ma non in Italia, in Europa, vedere cosa verrebbe fuori. Io ripeto, mi auguro che Juventus, le inglesi, Paris Saint-Germain mettiamolo dentro che fa sempre brodo, e Bayern Monaco, Borussia, comunque le tedesche, si stacchino e creino una sorta di Eurolega meravigliosa, fuori dalla UEFA, fuori dalla FIFA, e ucciderebbero il calcio mondiale. Basta, stop. Io mi auguro questo e mi auguro che la Juve riesca, io mi auguro che Agnelli riesca a fare questo progetto. Ma anche se dovessero mettere dentro Real Madrid e Barcellona, non riuscirebbero ad avere il potere che hanno adesso in FIFA e in UEFA. Questo assicuro. Comunque, scandalo FIFA, vergognoso, premio Salah, che io fossi lui mi vergognerei anche, mi sarei vergognato di andarlo a ritirare. E ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!